Pertinente. Di solito qualcuno afferma e descrive il lavoro degli altri dopo averlo vissuto. Comunque volevo precisare per chiarezza per tutti i colleghi che la Commissione ha recepito tutte le osservazioni che sono state fatte dalla Commissione Bilancio, cioè non solo le condizioni ex articolo 41, ma anche le altre condizioni e le osservazioni, che per quanto riguarda l'articolo 15 non atteneva a questo punto. Grazie. Grazie. 15.41 Nuti, parere contrario. Onorevole Cozzolino, mi dica. Per il suo tramite mi rivolgo alla collega Ferranti. Il mio collega faceva riferimento ai pareri della Commissione attività produttive e non solo bilancio. Quindi che siano state eccepite non ci risulta. Bene. Onorevole Bonafede, prego. Buonasera. Ah, prego. Sì, grazie Presidente. Aspettavo. Presidente, sarà una follia di questi tempi dare un insieme di beni che è enorme, tra l'altro confiscati alla mafia, a una società privata che fino ad ora non ha avuto diversi episodi di gestione fallimentare? Secondo me sì. Ma sarà ulteriormente folle non mettere dei limiti alla torta su cui questi potranno mettere le mani? Secondo me è proprio completamente fuori di testa, a prescindere dalle commissioni che lo hanno peraltro rilevato, primo, e secondo, voglio dire che non è che il lavoro della commissione può essere giudicato soltanto da coloro che c'erano, perché è chiaro che tutti i parlamentari, prima di entrare qui dentro e discutere un provvedimento, almeno quelli del Movimento 5 Stelle lo fanno, si informano su quali sono stati i lavori della Commissione e a quale risultato hanno portato. Grazie. Grazie a lei. Onorevole Della Valle, lei vuole prego. Grazie Presidente. Come appunto...